tenersi aggiornati. È come chiedere a un comandante di un aereo, di una nave, quanto è importante conoscere i dati che lo riguardano, la meteorologia, la rotta, la velocità, è fondamentale. Più c'è velocità, più c'è bisogno di dati, a prescindere dal fatto che ce n'è sempre bisogno di dati, in tempo reale. Quindi se uno va a 200 all'ora ha bisogno di avere, non che uno gli manda il fax e gli dice a quanto sta andando, bisogna che veda che sta andando, se frena va giù. E questa è l'economia di oggi che accelera sempre di più e di conseguenza ha sempre più bisogno, non tanto di dati, perché questo succedeva anche 2000 anni fa, i romani avevano bisogno di dati e delle informazioni, ma ha bisogno di dati e informazioni in tempo reale. E allora per il tempo reale la seconda parte della domanda, come? Digitalmente. Ma vede, la novità, secondo me, di cui si parla da tanti anni, forse ormai già da, almeno per quanto ci riguarda, 15, e cioè da quando, dopo un certo primo stadio di grande evoluzione dell'informatica cosiddetta popolare, del personal computer, è arrivata la rete, è arrivato internet, quindi parliamo dell'inizio degli anni 90, 93, 94, quando abbiamo capito che c'era, l'abbiamo letto, il protocollo. E abbiamo incominciato a sognare. E poi tutti hanno poi sono successe le cose che sono successe, la Microsoft e compagnia bella, e poi tutti hanno incominciato a parlare di questa cosa che si chiamava New Economy. E noi abbiamo sempre detto no, fermi tutti, è sbagliato, non è New Economy, è Digital Economy. L'economia è sempre la stessa. Il problema è che diciamo, oggi tutto va molto più veloce. E tutti pensavano così si sbaglia tanto, e dice no, questa è la vera novità, è che se si riesce a fare andare le informazioni a 300.000 km al secondo non si sbaglia più. Quindi bisognerebbe appunto dire ai ragazzi, se vuoi fare le cose bene, non farle piano come tutti ti insegnano, ma farle alla velocità della luce che sono 300.000 km al secondo, così non sbagli più. Poi in quegli anni, sempre nel 98-9, se ricordo bene, è anche uscito un bellissimo libro del signor Gates, Bill, per gli amici, che si chiama Il business alla velocità del pensiero, The Digital Nervous System of the Company. Dice, le aziende del futuro dovranno avere il sistema nervoso digitale e potranno quindi diciamo, essere molto più flessibili, ma anche più affidabili e quindi molto più competitive e molto più veloci, e quindi lì si gioca poi la competitività. Insomma, che purtroppo anche quel libro nessuno se l'è filato, tutti hanno continuato a parlare di new economy, a fare delle belle start-up con dei bei business plan sulla carta e hanno cominciato a raccogliere centinaia di milioni di euro da fondi di investimento, mentre il mercato finanziario diceva che noi eravamo delle trappole per gli investitori. Ma poi vediamo. Ma io credo che il gap ci sia. Il gap è poi una situazione, diciamo, non efficiente, non efficace, sfilacciata. E questo gap però non ci sia nessuno cattivo che dice io voglio il gap, quindi c'è un problema che non si riesce a trovare il sistema. Per risolvere il gap, secondo me, la prima cosa da fare è sincronizzarsi, cioè non avere le frizioni. Non essere su pianeti diversi, bisogna comunque connettersi. E poi nella connessione ci si organizzerà e si cercherà in buona fede di mettersi a sistema, quindi di essere utile l'uno all'altro. Ecco, io vedo oggi sistema di formazione e azienda con dentro una forte frizione, cioè non c'è la scheda digitale, si passa ancora attraverso le scrivanie, c'è una analogicità di mezzo, quindi ancorché le due tendano a essere digitali, tra di loro non sono connesse e quindi non c'è quella connessione
cosa che si diceva prima, che è quella tendenza al tempo reale. Di fatto, l'università, la scuola, oggi è ancora in una situazione in cui sembra che cerchi di spiegare alle aziende come fare le aziende, invece di cercare di capire come fanno le aziende e preparare della gente per le aziende. Me l'hanno chiesto spesso, ma perché succede questo? Ma non lo so. Mi viene da pensare che in Europa, le università, ed è una cosa bella, sono nate molto prima delle aziende. E quindi poi quando sono arrivate le aziende, diciamo, c'è stato sempre un po' questo gap, come diceva lei, quasi di prestigio, di autorevolezza. Ma voi siete aziende, noi siamo le università. E mentre in certi altri paesi, pensando agli Stati Uniti, per esempio, le università sono nate dopo, perché prima sono arrivati i cowboy e poi sono nate le grandi università di oggi, che hanno proprio la caratteristica di essere nate al servizio delle aziende, della società e del modello di business americano, che è basato sul business e sul capitale. Noi cerchiamo bravi ragazzi, punto, e basta. Il bravo ragazzo è quello che dovrebbero essere i ragazzi per le università, della materia prima, non dei clienti. E come tendenzialmente oggi le università, i master, eccetera, tendono a trattarli come dei clienti. Ma dovrebbe essere della materia prima da saper trasformare bene per poter poi piazzare bene sul mercato dei manufatti. E quindi l'università ha un ruolo industriale, formativo, no? Delle persone. Il convegno è quanto, se mi consente, di più analogico al mondo, cioè parli a delle persone che sono lì, se uno va a far pipì non sente e non può risentire. Quindi, Cos'è un basic convegno? ma è il web un basic convegno, è la rete, è Google il più grande convegno del mondo. E infatti per questo rarissimamente in un convegno, se non è una conferenza stampa di capi di Stato, si annuncia veramente qualcosa di nuovo, perché arriva sempre troppo dopo. Quindi questa è l'idea che mi sono fatto dei convegni. Si deve procedere comunque all'integrazione, alla reimmissione di una cinghia di trasmissione diretta di interessi tra formazione e utilizzatori, che secondo me sono oggi un po' distanti, perché uno dice io la so, tu la devi imparare, dice a me di imparare la tua non me ne frega niente, vedi di imparare a insegnare la mia, perché ho bisogno di ragazzi che vengono a lavorare qui e non vadano a fare i professori, cioè queste università che formano i professori è un delirio secondo me. E quindi credo che sia quello, cioè di riuscire a portare quantomeno subito tutti alla stessa velocità e poi provare a innestarli e poi vedere cosa succede, magari scoppia tutto. E poi più, qualitativamente mi viene da dire che bisognerebbe che le università e la scuola in generale cercasse di valorizzare le differenze di più, di quanto, valorizzare la conoscenza nelle differenze, nel pensare diverso, nel trasgredire anziché nel omogeneizzare. E quindi, boh, se la vuoi dire, ecco, se volendo prendere la conclusione della lezione accademica di Steve Jobs a Stanford, di come ha detto lui, di continuare a essere affamati,
di conoscenza e non seduti sulla conoscenza. E lui dice be hungry and be foolish. Foolish in inglese vuol dire più che altro, secondo me, in questo contesto prendersi in giro, cioè non prendersi sul serio. Scanzonato. Sì, ecco, non prendersi troppo sul serio, bisogna essere affamati e non prendersi sul serio. E invece forse le università in questo momento sono un po' esattamente all'opposto, cioè sono poco affamate perché loro hanno la loro conoscenza, il loro sistema, il loro potere e si prendono un po' troppo sul serio. Governo e la politica non cosa può fare, può, è quella che può o non può fare. Però voi sapete tutti bene, vediamo tutti sotto tutti i giorni che lì, anche lì non è una questione di bacchetta magica, dice se tu puoi farlo, fallo. Non è tanto facile farlo. Certo, se tutti, boom, tirassero nella stessa direzione, forse sarebbe un po' più facile, ma forse non sarebbe neanche giusto. Quindi certamente comunque la responsabilità è là, cioè, prima, durante e dopo. Cioè, la responsabilità è là di chi c'era per quello che è oggi ed è la responsabilità di chi c'è oggi per quello che sarà dopo. No? Oggi non cambia niente, subito non cambia niente. Queste sono robe che se uno dice adesso comincio, e non mi fermo più, piano piano con fretta come dico io, sin pausa, sin prisa, non mi fermo più, fra 20 anni incomincio a vedere i risultati. Allora tutti dicono, ma chi se ne frega, fra Come la TAV. 20 anni. Eppure così. Come la TAV. Sì, ma va bene, cioè è giusto, ci vogliono 20 anni per cambiare. Queste sono cose serie che riguardano strutture, uomini, metodi, cultura. E non è che hanno un abbrivio, come dice una nave da. La mia barca, sterzo, gira subito, anche se prendi un 40 tonnellate, giri tutto e quella incomincia a sterzare, sterzi tutto e incomincia a girare dopo 5 miglia, perché va avanti. E quindi non devi prevederle prima le cose. Nelle università ogni tanto le frequento, incontro molti professori che la pensano esattamente come me. L'altro giorno al Politecnico a Milano, e gente impegnatissima della mia età e che la pensa e lavora da mattino alla sera proprio per migliorare questo. Se ne parlava con uno di questi signori l'altro giorno e si diceva sì, poi in effetti alla fine vedi questi numeri e quanti stranieri vogliono venire a studiare in Italia, nonostante tutte le università ormai le più importanti hanno i corsi di laurea in inglese di tutti i tipi. E pochi, troppo pochi. Sono molto di più i turisti che vogliono venire in Italia o quelli che vogliono comprare magliette italiane di quanti ragazzi invece vogliono venire a studiare all'università in Italia. Solo il 5-6% contro invece non so, un 20 mi sembra tedesco, un 25 francese, un 50 negli Stati Uniti di stranieri che vogliono andare a comprare quel prodotto o perché qualcuno glielo paga. Ecco, allora bisognerebbe che le università in Italia fossero ambite come Prada o robe di capo.